Benvenuti nel canale Meli Made in Sud. Come avrete letto dal titolo, oggi svuota la spesa Lidl. Perché sono andata da Lidl? Perché ci sono tantissime offerte. In più è tornata anche la linea sapori di strada, una cosa del genere. Comunque, se sto dicendo una inesattezza, mi correggo subito qui in qualche mi scrivo qualche didascalia. Soprattutto sono andata perché avevo bisogno di alcuni prodotti make-up. Trovate oggi diversi prodotti in uscita make-up e ne ho approfittato. In più ho trovato anche una novità in casa Bauli della linea senza lattosio, quindi restate sintonizzati. Vi faccio vedere prima i prodotti che vanno direttamente in surgelatore e poi vi faccio vedere il resto dei prodotti. Allora, del marchio Frisciona, della filiera ecosostenibile, produzione integrata, zero residuo di fitofarmaci, filiera controllata, le melanzane grigliate, coltivate in Italia. Quindi abbiamo un'azienda italiana e il prodotto italiano, la materia prima. In questo caso parliamo delle melanzane. Trovate della stessa linea anche le zucchine grigliate. La confezione è da 450 grammi. E io le adoro, soprattutto per comporre dei piatti in velocità per il pranzo e per la cena, mi aiutano veramente tantissimo e sto molto tempo meno ai fornelli. Quindi ottimo, ottimo prodotto. Prima di cucinarle per qualsiasi preparazione, io le faccio leggermente asciugare sia da un lato che dall'altro in padella senza olio e poi le utilizzo per le varie preparazioni. Ho preso sempre di Frescona il misto per soffritto con pratica busta apri e chiudi, sempre stesso concept, quindi filiera ecosostenibile, produzione integrata, residuo fisso, zero residuo di fitofarmaci, Energy Saving Company e filiera controllata, coltivato in Italia, quindi anche qui azienda italiana e materie prime italiane. La confezione è da 300 grammi e anche qui mi aiutano tantissimo perché quando vado in super veloce salvano, mi salvano. Ho ripreso i miei amatissimi contorni grigliati di Frescona. Questa linea è, non lo so, mi mette di buon umore, mi fa sorridere. Anche qui, filiera ecosostenibile, produzione integrata, zero residuo di fitofarmaci, filiera controllata, azienda italiana, materie prime tutte italiane. La confezione, ogni confezione è da 450 grammi, che dire, mi piace moltissimo, con del pesce, con della carne o con, che so, dei burger vegetali, dei latticini, un po' di formaggio, insomma. Salvano veramente sia il pranzo che la cena, anche quando dovete preparare il pranzo, che so, dovete pranzare in ufficio, aiutano moltissimo. Ho anche ripreso di Italiamo, in collaborazione con gli agricoltori di Coldiretti, la cremosa di cavolfiore, arancione, carote e patate dolci. A Silvano è piaciuta tantissimo e l'abbiamo ripresa molto volentieri con olio extravergine d'oliva, confezione da 600 grammi. Anche qui azienda italiana, materie prime tutte made in Italy. Ho ripreso i fichi, fate molta attenzione perché da Lidl avete la specifica origine Italia, origine Olanda, origine Belgio, origine Spagna e via discorrendo. Ho ripreso i fichi, ve li ho mostrati anche nell'ultimo svuota la spesa a Lidl, sono stati una rivelazione. Dolcissimi, era proprio zucchero, fichi buonissimi, il profumo, la consistenza, il sapore, ottimi, ottimi, ottimi. E questa mattina li abbiamo ripresi. Come è stata meravigliosa, ottima la fragranza, il sapore, la consistenza. L'uva che vi mostro sempre in ultimo svuota la spesa Lidl, vi avevo detto, guardate, ho una buona impressione perché? Perché sento un profumo di uva spaziale. In realtà, quando l'abbiamo provata, ci sono venuti gli occhi a cuoricino perché le nostre sensazioni, perché anche Silvano me l'aveva detto, si sono dimostrate veritiere di Colleroni. Frutta di Sicilia, varietà Vittoria, arriva ovviamente dall'Italia barra Sicilia, quindi non solo è un'uva italiana, ma è un'uva siciliana. Trovate anche le certificazioni con le varie matricole.
E trovate anche il consorzio IGP. Spettacolare, uva spettacolare. Metto in frigo e torno da voi. Ho anche ripreso la mozzarella bio della linea Merivio. Piccola precisazione: il video che è uscito, quindi andiamo insieme da Lidl con lo svuota la spesa Lidl. Non è un video sulle novità, o meglio, alcune sono delle novità della linea Bio Organic, per il resto sono dei prodotti che ci sono o ciclicamente, che trovate ciclicamente da Lidl, oppure sono dei prodotti che trovate in linea permanente. Ok? Chiusa parentesi, ho ripreso comunque la Bio Mozzarella, questa la trovate sempre ed è buonissima, cioè ve lo dice una napoletana, ovviamente non è come la mozzarella che si mangia in Campania, ma manco per sogno, però rispetto a tutte le famigerate mozzarelle già imbustate, queste sono veramente buonissime. Ne ho prese altre due confezioni. Da sgocciolate pesano 125 grammi cada uno. Ovviamente, mi ripeterò, azienda e prodotto tutto made in Italy. E voi lo sapevate? Trovate in offerta a meno di 2 euro, credo 1,70 euro, 1,79 euro. Comunque dopo vi dirò i prezzi. La prima volta che lo prendo, il sugo alle vongole, sono 3 porzioni per pasta e risotti. Trovate anche la certificazione Ocean Sea, confezione da 350 grammi surgelato. Non so se l'avete mai provato, fatemelo sapere giù tra i commenti, date un feedback. Vi dà delle indicazioni per quanto concerne la preparazione, sia se utilizzate la pasta, sia se utilizzate il riso. Sugo alle vongole, all'interno abbiamo vongole sia Oceania che del Pacifico, condimento, olio extravergine d'oliva, pomodoro, mix di spezie e piante aromatiche, cipolla, aglio, peperoncino e prezzemolo. Meno male perché all'interno non è presente assolutamente lo zucchero. Ne ho prese due confezioni e vanno direttamente in surgelatore. Questi li avete mai provati? Fatto sempre la testa quanto un pallone, ma siccome ci sono persone che si aggiungono continuamente al mio canale, lo specifico: carne, pesce, salumi, formaggi, preferisco andare nei posti dal macellaio di fiducia, dal pescivendolo di fiducia e via discorrendo. Ho voluto testare, sto testando la carne del Lidl. Fate attenzione anche qui perché c'è la specifica Italia. Leggete sempre, sempre le etichette. Lo so che è difficile quando si va a fare la spesa, magari se andate con i bimbi, leggere le etichette, prestare attenzione. Avete ragione, non è semplicissimo, ma nel momento in cui abbiamo già idea di cosa comprare, in questo caso per esempio i video svuota la spesa sono molto utili, non sto parlando dei miei, sto parlando in generale. Così già vi segnate quello che potrebbe andare bene per voi o meno, e quindi andate a guadagnare e risparmiare tempo. Ma per quanto riguarda, se siete abituati a prendere carne e pesce nei supermercati, prendetevi quei 5 minuti, anche quel minuto e mezzo, poi è tutta questione di pratica, di leggere le etichette. Sono molto molto importanti, perché se per legge ci sono delle leggi, scusate il giro di parole, che obbligano l'azienda, il produttore a piazzare un'etichetta e a scrivere determinate cose, un motivo ci sarà. Quindi noi consumatori la dobbiamo leggere l'etichetta. Allora, io ho preso della linea speciale grigliata la salsiccia di suino e la Luganega con erbe mediterranee, suino 100% italiano. Ovviamente leggete l'etichetta frontale, ma anche l'etichetta posteriore. Attenzione! Poi ho preso due confezioni di tacchino, sono degli hamburger con tacchino e speck. Anche qui trovate la bandiera italiana, ve l'ho fatta vedere qui. Ok, non vi fossilizzate solo sulla bandiera italiana, ma andate a leggere dietro gli ingredienti, perché magari, che so, la carne oppure parte di una carne utilizzata è italiana, per cui possono mettere la bandiera italiana, e poi qualche altra parte di carne oppure un altro taglio di carne proviene da un'altra nazione, Europa o ex, scusate, o non Europa, oppure altre materie prime vengono da altri paesi. Quindi controllate sempre le etichette. E poi ho preso gli hamburger di bovino, sempre bovino italiano, all'interno non c'è nient'altro. Frigo. Ho preso
4 budini proteici, 2 al gusto cioccolato, 2 al gusto vaniglia. Non mi dilungo perché se seguite i miei video sapete già cosa ne penso e via discorrendo. Mi trovavo da Lidl e ho preso questi, ma i miei preferiti sono quelli della Milk Pro e quelli della della marca Alpli, una cosa del genere. Gli Alpli sono i migliori in assoluto. Li trovate anche peraltro da MT. Poi ho ripreso, questa è buonissima, la bioscamorza affumicata di Meridio. Ogni confezione è da 100 grammi e all'interno avete del formaggio preparato solo ed esclusivamente con latte 100% italiano. Poi ho preso, questa è la prima volta che lo prendo, di Milbona il formaggio Masda Zammers. No OGM, non mangini derivati da OGM. La confezione è da 400 grammi, conviene tantissimo perché siamo al di sotto dei 3 euro se non erro. Comunque dopo vi dico tutti i prezzi. Formaggio a pasta semidura, 400 grammi, ed è un formaggio adatto ai vegetariani. Ma va! Comunque trovate tutti i bollini, sia con la lista ingredienti sia con i valori nutrizionali medi. Trovate in offerta il latte HD alta digeribilità della Granarolo da Lidl, latte 100% italiano, 1% di grassi, ancora più buono. Ne ho prese 2 confezioni, questo lo prendo abitualmente. Se cercate dei video con solo prodotti di marca, basta andare a scorrere nei video precedenti, troverete tantissimi video svuota la spesa di marca, perché ho sempre acquistato di marca e continuo ad acquistare di marca. Anche a me piace comprare le cose buone, e le cose buone non sono solo di marchi famosi. Sdoganiamo per cortesia questa grandissima sciocchezza. Poi trovate in offerta di Icnusa Anima Sarda 1912 la birra, la confezione da 500, il prezzo di questo prodotto lo ricordo perché viene 0,99 centesimi. Voi sapete cosa significa Icnusa? Vabbè, poi farò, man mano che arriverà l'autunno e l'inverno, farò dei video specifici sulle birre, sui vini, insomma ho delle idee molto molto chiare, così per spaziare da un argomento all'altro. Spero vi faccia piacere. Poi ho preso di Italiamo, questi sono molto buoni, pomodori datterini, 400 grammi cada uno, c'è la certificazione specialità italiana e questi vengono da Salerno, peraltro è un'azienda che conosco e straconosco, sono buonissimi, hanno un prezzo nettamente inferiore al top di gamma che trovate da Eurospin, perché da Eurospin trovate come top di gamma di questa tipologia, quindi pomodori datterini, della linea Le Nostre Stelle, lo stesso prodotto per la stessa grammatura a 99 centesimi, da Lidl trovate, se non erro è anche la stessa azienda, a 69 centesimi o 79, comunque dopo chiariamo il dubbio attraverso lo scontrino. Poi, senza offerta, questi. Poi ho preso di Vemondo 2 prodotti vegan, i burger con verdure grigliate e i burger con verdure grigliate. L'altra volta vi ho fatto vedere anche la versione con i funghi, per carità sono molto buoni, ma i miei preferiti in assoluto sono questi qui e ne ho riprese 2 confezioni. Questi poi li vado a surgelare, taglio la confezione, perché io ne mangio uno, taglio la confezione, li monoporziono e li metto all'interno del surgelatore. Frigo, ho preso una confezione di Oro Saiva, quelli classici, 100% grano italiano, impacchettati caldi. Vabbè, di questi biscotti ne ho parlato e straparlato, buoni buoni buoni, soprattutto mi sono stati consigliati insieme ai Petit dalla nutrizionista. Buonissimi, li amo, vabbè, li ho sempre amati questi biscotti, sono proprio l'essenza del biscotto, la semplicità fatta biscotto. Poi ho preso di Combino, in collaborazione con gli agricoltori Coldiretti, i fusilli grano 100% italiano trafilati al bronzo, trovate le varie certificazioni, cottura 9 minuti, confezione da mezzo chilo. Non amo particolarmente questa pasta, in realtà tutta la pasta che c'è da Lidl non mi piace, come non mi piace la pasta che c'è da Eurospin. Mi sono trovata lì e ho preso questi, che secondo me sono il meno peggio.
Forse il meno peggio è la linea bio, però ora non ricordo il marchio, se non erro è una pasta che arriva dalla Sardegna. Comunque devo controllare, è infatti migliore perché la composizione del grano è miscelata, quindi c'è sia il grano italiano che il grano non italiano. Secondo me la pasta migliore in assoluto, la consistenza, la qualità, insomma la tenacia, via discorrendo, è formata, si forma, esce fuori nel momento in cui si va a miscelare grano italiano e grano estero, non c'è niente da fare. Poi ho preso di Nastrich 10 panini al latte morbidi panini senza olio di palma, questi sono molto molto buoni, li trovate anche da Eurospin, buoni sia quelli di Eurospin che quelli Lidl's. Poi ho preso in realtà ho preso due confezioni di plum cake preparato con yogurt magro, questi sono molto buoni, ne ho prese due confezioni perché li utilizza sia Silvano che Giulio per merenda o per colazione o anche per spuntino, dipende. Poi ho preso, questa è la prima volta che lo prendo, il fin carré, l'ho preso più che altro perché devo fare un dolce, cioccolato vegano con nocciole, tavoletta di cioccolato con pezzetti di nocciole, su questo vegano, ecco, lasciamo perdere. La tavoletta è da 180 grammi, trovate la certificazione del cacao, la quantità di cacao necessaria alla realizzazione di questo prodotto è stata coltivata, certificata e commercializzata secondo gli standard di Fair Trade, contribuisce allo sviluppo sostenibile dei produttori certificati attraverso condizioni commerciali più favorevoli. In fase di lavorazione il cacao può essere mescolato con cacao non certificato nel rispetto del bilancio di massa e via discorrendo. Anche qui cioè, certe miscele sono per forza necessarie. Fossilizzarsi solo ed esclusivamente sul Made in Italy in tantissimi settori va più che bene, ma in altri non va decisamente bene, come esempio discorso pasta. Poi passiamo alla novità in casa Bauli di cui vi ho parlato ad inizio video. Allora, qual è questa novità? Sono della Buon Essere senza lattosio. Questi cornetti con lievito madre, ciliegie 100% italiane, croissant alla ciliegia, quantità di plastica risparmiata con il nuovo packaging croissant Bauli rispetto alla precedente confezione, infatti in alto troviamo la specifica meno 50.000 kg di plastica ogni anno. Abbiamo una sfoglia più soffice, ciliegie 100% italiane selezionate per una farcitura che racchiude il sapore autentico della frutta, lievitata naturalmente, quindi in riferimento alla sfoglia, per 20 ore con lievito madre, uova fresche da galline allevate a terra, ingredienti semplici. I nostri croissant sono buoni per te perché sono senza grassi idrogenati, senza conservanti, coloranti, rigorosamente privi di OGM. E poi abbiamo la specifica, grazie a questa confezione migliorata, riduciamo di 200 kg il consumo annuale di carta, di 50.000 kg quello di plastica, e abbiamo bisogno di 1.400 automezzi all'anno in meno per portare in tutta Italia i nostri croissant più buoni di sempre. Non lo so come sono... non lo so veramente come sono. Allora, qui vi metto la lista ingredienti e qui vi metto la dichiarazione nutrizionale. Andiamo avanti. Allora, ho preso le salviettine della Lupilù, mi sono sempre piaciute. Sono 80 salviette, in realtà è la versione XXL, le trovate in offerta se non erro a meno di 2 euro e ho preso questo bel pacco. In realtà non mi fanno impazzire semplicemente perché non hanno la chiusura e l'apertura in plastica che va a preservare la qualità e l'integrità delle salviette, però siccome sono buone e devo dire che la linguetta adesiva aderisce, attecchisce abbastanza bene anche nel corso delle settimane, ho detto va, prendiamole.
Poi passiamo a due detersivi. Allora, ho preso il formato maxi, nuova formula, più potere sgrassante, lace con candeggina più mousse, rimuove germi e batteri, sgrassa e igienizza, rimuove la muffa, smacchia i capi bianchi. Come ho detto nei video passati, il mio preferito in assoluto è lace, questo proprio originale. Ci sono delle validissime alternative, sia da Lidl che da Eurospin che da MD o in generale in tantissimi supermercati, o per esempio che so, Tigotà, Acquestapone e via discorrendo, ma questo per quanto riguarda la velocità dell'efficacia resta per quanto mi riguarda il numero uno indiscutibile in assoluto, un po' come lo Smack. Poi ho preso, perché lo trovate, il Citrosil con vere essenze di agrumi Home Protection bagno disinfettante. Con questo prodotto mi ci trovo benissimo, mia mamma lo compra da anni. Elimina fino al 99%, al 99,99% di virus e batteri, rimuove il calcare ed è vero, ed ha il presidio medico-chirurgico. La confezione è da 650 ml, non so se ci avete fatto caso, ma anche le confezioni dei detersivi si stanno rimpicciolendo, perché tutte le confezioni, o la maggior parte, erano da 750, ora si stanno arrognando e da 750 sono passati a 6,50. Voi ci avete fatto caso? Ace invece è da 800 ml, perché è il formato più grande. Poi ho preso di Garnier il maxi formato gli ultra dolce. Trovate gli ultra dolce in offerta, sono prezzati tutti a 1,99. Io di shampoo ne ho veramente a dozzine, ho tanti tanti shampoo all'interno del bagno. Ho preso soltanto un prodotto per Giulio ed è un 2 in 1 shampoo e balsamo ipoallergenico all'albicocca e fiori di cotone. Trovate anche molto bello il pack con il Re Leone, bellissimo. Testato sotto controllo pediatrico, deterge e districa con delicatezza tutti i tipi di capelli, non brucia gli occhi, mai più nodi. Ed è assolutamente vero, perché li ho sempre comprati questi prodotti e mi ci sono sempre trovata bene, sia per quanto riguarda l'utilizzo di Giulio, sia per quanto riguarda l'utilizzo personale. La confezione è da 300 ml e sul maxi formato anche qui. Vediamo se qualcuno ha intuito, scrivetelo giù nei commenti. Sono usciti due doccia crema, la versione argan e cocco idratante e la versione alla rosa. Qui vi metto la fotografia sia del prodotto frontale sia del retro, quindi con la relativa lista ingredienti. Non li ho mai visti prima, non li ho mai provati. La profumazione mi piace moltissimo. In realtà è una profumazione di cocco, ma è una profumazione non da bagnoschiuma, ma bensì da eau de parfum, cioè ricorda un vero e proprio profumo spettacolare. Io non sono fan sfegatata del cocco, ma questo mi piace moltissimo. Trovo che sia una fragranza molto elegante e anche molto sofisticata. Non so la versione alla rosa, ma questo mi piace moltissimo per tutti i tipi di pelle, dermatologicamente testato con estratto di cocco e olio di argan vellutante e avvolgente e non rilascia, ha una formulazione che non rilascia microplastiche. Ovviamente vale per questo come per l'altra fragranza. Sì, in doccia crema, argan e cocco. La confezione è da 500 ml per un paio di 12 mesi e questo è realizzato dalla Mil. Lo trovate proprio scritto chiaro e tondo dietro. Vedete? C'è proprio scritto dalla Mil. Poi, cosa ho preso? Ah, ho preso perché ci sono tantissime cose per i bimbi, per i grandi, per il lavoro, per il fai da te, veramente tantissime cose. Io ho preso i calzini per Giulio. Non mancano mai, cioè non manca mai acquistare i calzini. Per bambini sono piacevoli da indossare grazie all'alta percentuale di cotone. In più, come per una linea uscita l'anno scorso, trovate il certificato Cotton Made in Africa. Con i nostri prodotti certificati Cotton Made in Africa sosteniamo la realizzazione di una produzione sostenibile di cotone in Africa. Trovate il bollino, sono 5 paia, ho preso la misura 31-34 perché Giulio il prossimo
prossimo mese, fine mese, compirà 6 anni e porta il numero 32 di piedino, e quindi ho preso la misura che va dal 31 al 34. Infatti trovate sotto la specifica dai 6 agli 8 anni. Andiamo a vedere la composizione: 75% di cotone, 23% poliamide, 2% elastan, quindi il famosissimo Lycra. E questi arrivano direttamente dalla Germania. Questi sono i calzini. Ok. E troviamo 5 paia. Sono 3 paia di calzini blu e 2 paia di calzini neri. Poi ho preso per la casa, ci sono anche tante cose per la casa, per la pulizia e l'ordine della casa. Io finalmente mi sono decisa a prendere 24 pezzi di clip, quindi morsetti di fissaggio, per andare a sigillare, che so, il pacco di pasta oppure il sacchetto alimentare e via discorrendo. Era una vita che li volevo comprare e li dovevo comprare, ma andavo nei negozi e puntualmente dimenticavo di acquistarli. Questa volta li ho visti da Lidl, questi colori anche sono molto belli, piacevoli, anche a livello visivo, e ho detto no, li devo comprare, l'aggio a cattà. Allora, 24 morsetti di fissaggio in 3 misure diverse, 8 per S, 8 per M e 8 per L. E poi abbiamo anche la pratica custodia. Mi raccomando, non metteteli all'interno sia del surgelatore sia all'interno della lavastoviglie. Trovate proprio i bollini. Nata voto, state, prestate attenzione alle etichette. Vedete? Aspettate un minuto. Eccoli qui. Quindi abbiamo questo verde Tiffany, questo nero, nero, e questo grigio antracite, o grigio cemento, grigio asfalto. Vedete quanti grigi che ci sono? Ok, sono molto contenta, pare una sciumità, invece, una sciumenza, però mi scudava sempre più. C'è sta qualcosa che ha avuto di nascere per il brumoco, lo devo comprare, mi scudate sempre, come so. Passiamo al trucco. Allora, sono usciti tanti trucchi, tanti mascara, tante matite, insomma, sono uscite un sacco di cose, anche le linee professionali della Provo, insomma, tante cose. Se riesco vi metto le clip. Io ho preso 3 prodotti di cui avevo necessità: mascara, correttore e matita, casual, come dirsi voglia, di Maybelline. Ho preso il ciglia sensazionali mascara, ciglia morbide effetto ventaglio, arricchito con olio di rosa canina, nero, scovolino moltiplica ciglia, questo qui. Io ho sempre comprato il Colossal classico, quindi quello giallo, nero, ed è uno, ed è sempre stato uno dei miei mascara preferiti. Ha un paio di 6 mesi e la confezione è da 9,5 ml. Cosa molto molto importante, ragazzi, guardate, è made in Italy. Non tutti i prodotti Maybelline sono made in Italy. Tanti prodotti sì, tanti prodotti no. Come al solito, leggete sempre le etichette. Questo in passato l'ho provato e mi piace moltissimo. Poi ho ripreso l'Instant Anti-Age Cancella Età. Copre immediatamente borse e occhiaie, minimizza visibilmente le piccole rughe con applicatore a spugnetta. Io ho preso la colorazione più chiara in assoluto, ossia la 00, perché io sono proprio bianca, vedete che è proprio il colore della mia pelle, proprio bianca, che più bianca non si può, anzi qui vengo anche un pochino più colorata, ma sono meno colorata, e niente, mi piace moltissimo. Anche qui abbiamo per esempio la stessa Maybelline, ma abbiamo il Made in France, vedete? La confezione è da 6,8 ml per un paio di 6 mesi. Non lo utilizzo con... scusate, il mascara. Non lo utilizzo direttamente, cioè non utilizzo la spugnetta direttamente sul viso perché secondo me non è igienico, ma con la spugnetta, quando ho le mani pulite, lo vado ad applicare o direttamente sul pennello oppure un pochino sul dorso della mano precedentemente lavata accuratamente, e poi chiudo il tappino, ma non vado a pucciare il tappino sul viso continuamente per una questione igienica, e poi il pennellino si sporca anche meno. Un suggerimento: ogni volta che lo utilizzate prendete una salviettina pulita e andate a pulire la spugnetta, così la confezione resta più pulita, più igienica, e anche la spugnetta, nelle volte successive in cui
viene prelevato il prodotto, riesce a far fuoriuscire meglio il prodotto, perché con il tempo poi il prodotto si indurisce leggermente e può andare ad occludere alcuni forellini presenti all'interno della cupoletta in spugna. E poi ho preso, sempre di Maybelline, la matita Cajal, anche questa è made in Francia. Trovate due versioni, fate attenzione: c'è la versione, se non erro, ha la scritta gialla e la versione in grigio. La versione in grigio è una matita Cajal allunga tenuta, l'altra versione è sempre una matita allunga tenuta, ma è una semplice matita nera. Io avevo bisogno della Cajal e quindi ho preso questa. Infatti, è una matita occhi resistente all'acqua per uno sguardo magnetico. Effetto occhi di gatto, lunga tenuta, texture morbida, linea spessa sopra e sottile sotto, black noir, tutto morbido. Se non erro, qui abbiamo la mina colata. La prima a lanciare la mina colata, se non erro, è stata Collistar, perché io all'inizio compravo sempre solo quella. Poi da Collistar sono passata alla Black Deep di Estée Lauder. Poi ho utilizzato anche altre matite. Beh, comunque, 24 mesi è il PAO e questa arriva nel Brasile. Questa arriva dal Brasile. La matita è questa. Sì, amore, ho finito, tesoro. Questa è la matita. Questo è il correttore. Vedete, io ho preso la colorazione 00 e questo è il mascara. Ora parto con i prezzi. Allora, Oro Saiwa 2,89 euro, sugo alle vongole 3,58 euro, ma sono addizionati, quindi tutte e due le confezioni. Il Citroso, il prodotto per il bagno 1,89 euro, spray mousse candeggina 2,79 euro, dessert proteici 2,78 euro, le melanzane 1,99 euro, la cremosa 1,99 euro. Verdure grigliate, tutte e due confezioni 3,18 euro, latte doccia 1,69 euro, pomodori 1,38 euro, entrambe le confezioni, mozzarella 2,18 euro, sempre entrambe le versioni, dessert alla vaniglia, entrambe le versioni 2,78 euro, icnusa 99 centesimi, fusilli 79 euro, formaggio Maison d'Ors 2,95 euro, nuvolette classiche 1,15 euro, scamorza a fette bio 2,38 euro, due confezioni, calzini 3,99 euro, Bauli croissant 1,59, Garnier ultra dolce 1,99, plum cake allo yogurt 2,98, sempre due confezioni, hamburger tacchino e speck 1,66, burger di verdure 3,58, sempre doppi, misto per soffritto 89, hamburger sempre due confezioni 7,98, salsiccia 3,69, granarola HD 2,18, sempre due confezioni, salviette 1,79, clip di affissaggio 2,49, Maybelline il correttore 7,49, Cajal Maybelline 3,89, mascara 7,49, uva bianca 2,99, fichi 2,36, cioccolata 1,59. Questa è tutta la spesa che ho effettuato da Lidl Italia. Io non sono a fuoco, ho letto i prezzi non essendo a fuoco, vabbè, tanto la cosa importante è ascoltare i prezzi, non vedere la mia faccia. Spero di avervi tenuto compagnia, noi ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo che mi trovate anche su Instagram col nick meli.madeinsud e come sempre un bacio, un abbraccio e un tarallino. Ciao Ciao! No, devi dire ciao a tutti! Dici, vai, mamma! Ciao a saluto! tutti!